Ospedali, niente referendum, bocciata l'istanza. Un consiglio aperto a 60 anni dalla nascita dell'Unione Europea. Istituito il nuovo comune di Cassano Spinola. Cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime e al popolo inglese. Il Consiglio regionale, in apertura della seduta del 28 marzo, ha osservato un minuto di silenzio in memoria del tragico attentato di Londra. L'Assemblea ha poi prorogato fino al 30 aprile, termine massimo previsto dallo Statuto, l'esercizio provvisorio del bilancio, il cui esame in settimana è proseguito in prima commissione. L'assessora alle società partecipate, Giuseppina De Santis, su richiesta del Partito Democratico, ha svolto una comunicazione sul consorzio Eurofidi e ha annunciato l'apertura di un tavolo sindacale per trovare un accordo sulla messa in mobilità di una parte dei quasi 200 dipendenti. Comunicazione in aula anche da parte dell'assessora alle pari opportunità Monica Cerutti, che su richiesta del Movimento 5 Stelle ha chiarito come l'esenzione dal ticket sanitario per le donne che hanno subito violenza sia assicurata senza un arco temporale e indipendentemente dal reddito. Il Consiglio ha infine respinto l'istanza di referendum sulla rete ospedaliera presentata dal Comitato Salviamo gli ospedali e la sanità in Piemonte e ha approvato la fusione dei comuni di Cassano Spinola e Gavazzana in provincia di Alessandria. In copertina. Non sarà sottoposta a referendum la delibera sulla riorganizzazione degli ospedali piemontesi approvata dalla Giunta Chiamparino nel 2014. Il Consiglio regionale ha votato per l'inammissibilità dell'istanza presentata dal Comitato Salviamo gli ospedali e la sanità in Piemonte, che mirava a sottoporre al voto dei cittadini la razionalizzazione in ambito sanitario ospedaliero. Contro il referendum hanno votato il Partito Democratico, Sinistra Ecologia e Libertà, Scelta Civica, Moderati e Chiamparino per il Piemonte. A favore Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Lega Nord e il Movimento Nazionale per la Sovranità. Abbiamo raccolto migliaia di firme, coinvolto decine e decine di amministrazioni locali di qualunque colore politico per portare oggi in aula la possibilità di far esprimere i piemontesi con un referendum che vada a abrogare le delibere taglia salute volute da Chiamparino e Saitta. Il voto negativo che ha espresso il centro-sinistra credo che nasconda una cosa, non certo quello di voler difendere una buona delibera, l'avrebbero potuto fare convincendo i piemontesi a votare in modo favorevole alla nostra richiesta di referendum, ma perché hanno non il timore ma la certezza di perdere un quesito referendario, perché è stata una pessima delibera che ha depauperato e ha ridotto i servizi sanitari nella nostra regione. Quella delibera ci ha permesso di uscire dal piano di rientro, di restituire un futuro alla sanità pubblica della nostra regione. Ci ha permesso quella delibera di ritornare alla programmazione, all'assunzione del personale e alla possibilità di ritornare a riprogrammare la sanità in Piemonte. Ed è per questa ragione in particolare che noi abbiamo votato no alla proposta del referendum, non perché noi abbiamo paura dell'opinione dei piemontesi, ma perché ci siamo assunti la responsabilità di ridare un futuro alle strutture pubbliche e private della sanità piemontese e alla politica territoriale e assunzione di responsabilità che nel passato altri avrebbero dovuto adottare. 60 anni dei trattati dell'Unione Europea, la carta, le carte costituzionali, come diceva Calamandrei, devono essere alimentate dalla consapevolezza di appartenere a una comunità, da una responsabilità, dall'energia di perseguire un obiettivo. I buoni propositi non sono sufficienti, i convegni sicuramente, anche il consiglio di oggi non è sufficiente e la sfilata dei capi di Stato non può essere assolutamente sufficiente. Noi dobbiamo costruire con dei comportamenti concreti l'unione dei popoli e l'unione dei popoli. Perché possa essere costruita è necessario che i paesi cedano sovranità. Siamo nelle mani delle nuove generazioni. Così il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus sulla ricorrenza dei 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma, cui l'Assemblea piemontese ha voluto dedicare un consiglio aperto per riflettere sul ruolo dell'Unione Europea in un momento storico particolarmente difficile.
Una giornata importante per il Consiglio regionale del Piemonte, ma in particolare per la consulta europea, per l'Europa che vogliamo, l'Europa dei giovani, dei ragazzi, l'Europa delle opportunità, l'Europa che tiene conto dei bisogni, delle istanze delle famiglie, un'Europa che pensa soltanto non ai conti, ma anche al futuro. E il futuro ovviamente è l'occupazione e il grande obiettivo per i cittadini piemontesi è sentirsi europei. Per il Partito Democratico l'Europa si trova davanti a una sfida e deve scegliere la rotta su molti temi, dall'occupazione alla crescita economica. A 60 anni di distanza dall'istituzione della Comunità Economica Europea, noi vogliamo ricordare questo atto come un atto che ha portato pace per 60 anni, prosperità e crescita in Europa. Oggi bisogna fare un salto in avanti. Il salto in avanti non è richiudersi nei propri confini, non è erigere barriere, ma è creare gli Stati Uniti in Europa, eleggere direttamente il Presidente della Commissione, darsi politiche fiscali comuni e darsi una politica estera soprattutto, un esercito in comune. Solo un'Europa forte e unita può reggere il confronto con Stati Uniti, Russia, Cina, con le grandi potenze mondiali. Per il Movimento 5 Stelle, invece, l'Europa deve riprendere le finalità iniziali e diventare una comunità di stati, di popoli e di cittadini. L'Europa deve diventare la comunità di intenti che era nelle intenzioni iniziali, invece è diventata l'Europa dell'austerity. Noi vogliamo un'Europa che sia l'Europa dei popoli e l'Europa dei cittadini, una comunità solidale e sostenibile, quindi no all'Europa delle due velocità. Per Forza Italia è necessario rivedere i trattati e stabilire un nuovo modello politico, fiscale ed economico, precisando le regole del consenso. Di Unione Europea sostanzialmente morta ha parlato Fratelli d'Italia, mentre il Movimento Nazionale per la Sovranità ha sottolineato che occorre rispettare le ragioni per cui è nata l'Unione 60 anni fa, valori traditi negli ultimi anni. A favore di una fase nuova si è espressa anche la Lega Nord. Abbiamo veramente sottolineato la diversità tra un'Europa intesa così come la intendono i socialisti e un'Europa come viene intesa dai liberali. Noi riteniamo assolutamente necessario che gli stati nazionali debbano essere smembrati, anzi crediamo che un'Europa più forte sia un'Europa federale fatta di stati membri anche all'interno degli stessi stati nazionali. Puntiamo su un'Europa degli individui e sulle capacità degli individui, non delle grandi lobby internazionali che rappresentano oggi l'Europa. Per Sinistra, Ecologia e Libertà occorre una mobilitazione generale contro ogni tipo di muro, mentre il gruppo Chiamparino per il Piemonte ha sottolineato la necessità di rafforzare le istituzioni europee. Scelta Civica ha richiamato la necessità di tutelare il lavoro e la sicurezza alimentare. L'Europa immaginata dai giganti del passato presentava uno scenario di unità, di unione di uomini e di popoli. Oggi purtroppo siamo governati da nani che stanno guardando soltanto gli interessi, il denaro, i soldi, facendo prevalere gli egoismi. È un auspicio che la politica si preoccupi di reclutare, ritrovare giganti che ci possano riportare a vivere il sogno di un'Europa fatta di uomini, di donne, di persone, prima ancora che di finanza, di denaro e di interessi economici. Agli interventi politici si sono alternati quelli di esperti, professori universitari, associazioni di categoria. L'assessora all'immigrazione Monica Cerutti ha infine sottolineato come il futuro dell'Europa si giochi sul governo dei flussi migratori, mentre il presidente Sergio Chiamparino ha chiuso i lavori ribadendo che la ripresa degli investimenti è un punto cruciale per rilanciare l'Unione Europea. Sarà istituito il 1 gennaio 2018 il nuovo comune di Cassano Spinola, nato dalla fusione dei comuni di Cassano Spinola e Gavazzana in provincia di Alessandria. Si tratta del primo caso in Piemonte in cui la fusione è approvata nonostante il referendum, che si è tenuto il 6 novembre scorso, abbia visto favorevoli la maggioranza dei cittadini di Cassano Spinola, 415 contro 150 contrari, e contrari quelli di Gavazzana, 91 contro 24 a favore. Il nuovo comune, che potrà contare su incentivi statali e regionali, avrà una popolazione complessiva di 1.964 abitanti.